In questo video ti rivelerò lo sporco trucco per aumentare drasticamente le tue conquiste estive. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un love coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi nuovi video dedicati al mondo della seduzione e del rimorchio delle ragazze, che pubblico ogni singola settimana. Ti consiglio anche di scaricare la mia guida gratuita per rimorchiare ragazze online. Trovi il link nella descrizione di questo video per riceverla immediatamente nella tua mail o nella bio se ti trovi su Instagram. Adesso, senza troppi giri di parole, voglio andare dritto al punto su quello che è il mio consiglio per avere maggior successo con le ragazze durante l'estate. Come ben saprai, durante il periodo estivo, le occasioni per conoscere nuove ragazze aumentano esponenzialmente, per ovvi motivi, ed ovviamente aumenta anche il turismo e, a meno che non vivi in un posto sperduto sopra le montagne come un eremita, ci sono buone possibilità che nel tuo paese arrivino diverse ragazze in vacanza. E lo sporco trucco per fare più sesso durante l'estate è di puntare a quelle ragazze che vengono in villeggiatura nel tuo paese. Le ragazze in vacanza sono più predisposte alle avventure e al sesso occasionale rispetto alle ragazze local. Il motivo è molto semplice. Quando una ragazza si trova in vacanza, non ha pressioni sociali. Mi spiego meglio. Una ragazza nel suo paese, dove vive, è condizionata dagli amici, dai parenti, dai genitori e se la dà subito ad un uomo rischia di avere delle ripercussioni sociali da parte delle persone che la circondano. Tradotto, quella la dà subito è una troia. E per questo motivo, per non passare per una ragazza facile, adotta un comportamento più casto. Ma se prendiamo la stessa ragazza e la portiamo in vacanza fuori, lontano dalla pressione sociale a cui è sottoposta e abituata, e trovandosi in un posto di villeggiatura dove nessuno la conosce, è molto più facile che se incontra un ragazzo che le piace, probabilmente la darà prima e con più facilità. E questo è il motivo per cui ti suggerisco durante l'estate di puntare alle ragazze straniere o italiane che vengono in vacanza nel tuo paese. Ovviamente ci sono i pro ed i contro. I pro è che puoi rimorchiare e trombare di più con più ragazze diverse per un periodo di tempo limitato. Il contro è che quando finisce l'estate le ragazze vacanziere se ne vanno ed è difficile portare avanti una relazione a distanza. E d'inverno, se vivi in un posto dove c'è turismo solo durante l'estate, ti farai poi parecchie pippe durante l'inverno perché non ci sarà nessuno. A meno che non ti dedichi durante l'estate alla fauna locale che poi puoi portare avanti anche durante l'inverno. Se questo video ti è piaciuto, registrati al canale e lasciami un bel like. Se hai qualche domanda da farmi, puoi scriverla in un commento e sarò felice di risponderti. Se vuoi approfondire l'argomento, ho preparato un altro video con le 7 strategie killer per rimorchiare ragazze in estate, al mare, in vacanza. E ricordati che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.